Benvenuti a questo primo video sulla guida di LibreLogo. Andremo a vedere cos'è LibreLogo, come possiamo attivarlo, come utilizzarlo, insomma, muoveremo i primi passi all'interno dell'ambiente dell'utilizzo di LibreLogo. Il primo step, sostanzialmente, il primo gradino per iniziare. Intanto vediamo cos'è LibreLogo. Allora, LibreLogo è sostanzialmente una implementazione del più conosciuto linguaggio Logo, inventato all'MIT con a capo del team che ha sviluppato il linguaggio Logo, il famoso Seymour Papert, sostanzialmente il papà di tutto il movimento del coding. Quindi utilizzare LibreLogo all'interno di uno strumento moderno come LibreOffice, come una suite d'ufficio LibreOffice, è sicuramente un tornare, possiamo vederlo come un tornare alle origini del coding. Noi possiamo utilizzare LibreOffice per fare coding. LibreLogo è un linguaggio testuale. Cosa vuol dire? Si differenzia dai più conosciuti ormai linguaggi che vengono utilizzati, strumenti che vengono utilizzati per fare coding, quasi tutti sono strumenti, linguaggi visivi a blocchi, il più conosciuto Scratch, ma anche per utilizzare, ad esempio, dispositivi come la Microbit, piuttosto che, le Lego, sono tutti, applicazioni, implementazioni di linguaggi visivi a blocchi, che hanno il loro vantaggio senza ombra di dubbio. LibreLogo invece ci riporta alle origini, è un linguaggio testuale, quindi come la stragrande maggioranza dei linguaggi di programmazione professionali, che vengono utilizzati anche a livello professionale, e si tratta sostanzialmente, vedete qui ad esempio questa immagine dove abbiamo queste parole, queste scritte in inglese, ed è questo il linguaggio, le istruzioni del linguaggio LibreLogo. In molte versioni di LibreOffice tradotte, vengono tradotte anche le istruzioni. Nel caso della versione italiana di LibreOffice sono state mantenute le istruzioni in inglese, che secondo me non è interessante perché comunque molta della documentazione si trova in inglese. Può essere anche fuorviante avere l'istruzione in italiano. E poi comunque sono comandi, istruzioni molto molto semplici e facilmente intuibili, quindi non serve una grandissima capacità, della lingua inglese. Se cercate in internet, LibreLogo, sicuramente troverete la casa, di LibreLogo, che è il sito librelogo.org, dove viene raccontata un po' la storia del linguaggio, come nasce, come è stato inserito all'interno di LibreOffice, tutti i vari eventi che sono stati fatti, che alcuni riguardano proprio anche la nostra Italia, soprattutto i docenti italiani. LibreLogo nasce come estensione a LibreOffice, ma già dalla versione 5, quindi ormai da diversi anni, è integrato proprio all'interno di LibreOffice. Se cercate documentazione, potete sicuramente partire dalla pagina principale della guida in linea di LibreOffice, cercate LibreLogo e vi mostrerà sostanzialmente diverse cose, dalla guida della barra che adesso andremo a vedere, ai primi esempi di istruzioni e poi via via diversi comandi e diverse istruzioni che noi possiamo utilizzare. Ma andiamo subito a vedere come funziona. Allora, intanto serve sicuramente LibreOffice e in particolare LibreOffice Writer, quindi il programma di videoscrittura. Per quanto riguarda le versioni di LibreOffice per Windows e Mac, non ci sono problemi, troverete già installato LibreLogo. Se usate una qualche distribuzione Linux, verificate perché potrebbe essere necessario installare a parte questa funzionalità, a meno che non abbiate scaricato direttamente dal sito principale di LibreOffice la suite.
Per vedere se avete disponibile, basta andare su Visualizza, barre degli strumenti e cercate di avere logo. Se noi clicchiamo, comparirà una barra, probabilmente le prime volte vi apparirà in questo modo, agganciata alle barre degli strumenti là in alto, ma potete tranquillamente sganciarla. Io la tengo di solito libera, in modo tale da poterci giocare, lavorare, oppure spesso e volentieri la metto qui sul lato, in questo modo. Come si usa LibreLogo? Beh, è abbastanza semplice. Prendiamo intanto dimestichezza con questa barra, perché già la barra ci permette di lavorare con la tartaruga, perché il personaggio, diciamo, usiamo un termine che viene usato in Scratch, lo sprite in questo caso, che non è modificabile, almeno nel suo aspetto, è questa tartaruga. Una piccola tartaruga. Se noi clicchiamo su la freccia avanti, il forward 10, se noi clicchiamo, apparirà la nostra tartarughina. Questa tartarughina ha già fatto un piccolo tratteggio. Vedete che ha tracciato una linea che adesso io trascinandola si è deformata. Riprendo la tartaruga, la posiziono ad esempio qui, premo il pulsante in avanti e vedete che inizia a tracciarmi una riga. Poi posso usare i pulsanti di sinistra e destra, fanno una rotazione sul posto della tartaruga di 15 gradi per volta, quindi posso premerla diverse volte fino ad arrivare ad esempio a 90 gradi e quindi proseguire, okay, in questo modo, non so, girare ancora e poi, okay, vedete che sto facendo, in questo caso sto andando all'indietro, posso proseguire avanti. Una cosa che parleremo, ma sarà proprio il punto di vista della tartaruga, nel senso che conta anche, se noi pensiamo di girare a destra, in realtà dobbiamo pensare che c'è la destra della tartaruga, perché queste sono le istruzioni per la tartaruga. Quindi, sostanzialmente, noi possiamo usare questi quattro pulsanti azzurri per andare avanti, indietro di 10 punti, girare a sinistra di 15 gradi o a destra di 15 gradi. Quindi, ad esempio, se noi giriamo a destra un paio di volte, l'ho sostanzialmente posizionata a un angolo di 30 gradi e adesso potrei andare ulteriormente avanti e così via. Sorvolo un attimo sul pulsante, questo qui con il play, ne parliamo dopo, e anche sullo stop. Vado invece su questo pulsante. Questo è il pulsante per portare la tartaruga in home, cioè a casa. Cosa vuol dire? Cliccandoci sopra, la tartaruga torna alla posizione iniziale. Vedete, la sposto, la metto là in alto, clicco sul pulsante home e la tartaruga ritorna alla sua posizione. E io potrei andare avanti. Poi a scrivere, girare, ok, e provare a disegnare. E io vi consiglio le prime volte, soprattutto se immagino vogliate utilizzare LibreLogo in classe con, ad esempio, con la primaria, senza partire direttamente dalle istruzioni, può essere anche interessante lavorare con la barra. Anche perché fa prendere confidenza con quelli che sono i comandi avanti, indietro, sinistra e destra. Qui sono predefiniti con dei numeri di passi, okay? Parliamo sempre a mo' di Scratch, dei punti, okay? 10 punti di spostamento, sono misure fisse, ma poi utilizzando i comandi veri e propri si può pensare di mettere altri gradi e altri numero di punti per andare avanti e indietro. L'altra pulsante che vedete qui, la pagina bianca, non fa altro che pulire lo schermo. Cosa vuol dire? Cancella tutto quello che abbiamo fatto. Ancora, paragonandolo a Scratch, è il classico pulsante dei blocchi penna pulisci, ok? Clear screen. Se clicchiamo sul pulsante Il mio home avremo rimesso la nostra pagina, ok, tutta pulita con la tartaruga in centro. Adesso vi faccio vedere invece questo pulsante che
avvia il programma Logo. Ci servirà nei prossimi video per vedere come, una volta che andremo scritto il nostro codice, le nostre istruzioni, cliccando sul pulsante di avvia verranno eseguite le nostre istruzioni. Invece con il pulsante stop verremo, anche se la sequenza non so, facciamo partire il programma, vediamo un errore, lo possiamo fermare, ma poi insomma ne riparleremo di questa cosa. Se invece lo usate, il pulsante di avvia, lo usate a pagina bianca, verrà eseguito un programma demo. Vi faccio vedere. Eccolo qui. Allora, questo è il nostro codice. Adesso andremo un attimo ad analizzarlo, ma il risultato di questo codice è esattamente questo disegno con scritto libre logo, il logo scritto all'interno del cerchio e questa spirale che è stata realizzata. Qui vediamo già un piccolo esempio di come si può utilizzare LibreLogo. Allora, vediamo i comandi, ma poi ci soffermeremo nei prossimi video più attentamente. Allora, c'è una definizione del colore della scritta, la scritta stessa, Libre, non fa altro che scrivere, Libre. Poi tiro sulla penna, va indietro di 30, viene creata una figura. Vedremo cosa vuol dire, e sostanzialmente qui abbiamo le istruzioni che poi vanno effettivamente a disegnare questa che è diventata una figura. E poi abbiamo le istruzioni, vedete, penna su, vai, questo position any vuol dire mettiti in una posizione qualsiasi e poi pen down. Quindi riporta giù la penna. Effettivamente la tartaruga, vedete, si è spostata in una posizione qualsiasi e è stata tirata giù la penna, perché se io provo a tornare indietro, naturalmente viene tracciato. Quindi sono tutta una serie di istruzioni che noi andiamo a scrivere. In realtà possiamo scrivere anche tutte minuscole, non cambia, quindi LibreLogo non è sensibile al fatto che sia scritto maiuscolo o minuscolo. Vi consiglio di scrivere tutto maiuscolo perché insomma è un po' la prassi sostanzialmente. Però si scrive una serie di istruzioni. Anche qui le istruzioni, come vedete, potrebbero essere scritte una di seguito all'altra, oppure possono essere messe anche, vedete, sulla stessa riga. Questo non cambia. Io vi consiglio invece di scriverle in verticale e anche di rispettare, vedete, queste spaziature che vengono date proprio per leggere, ma ne parleremo meglio quando andremo avanti con la scrittura del codice. L'altro elemento, e finiamo qui con parlare cosa serve questo spazio, serve un po' anche per prendere pratica. Facciamo una nuova pagina. Allora, noi qui abbiamo intanto mettiamo la tartaruga in home, quindi clicchiamo su home e vedete che abbiamo la nostra tartaruga. Perfetto. Allora, qui abbiamo un forward 10, un back 10, left 15, e right 15, quindi avanti, indietro, sinistra e destra. Se noi facciamo 10, quindi vuol dire 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Ok? Possiamo però anche dare le istruzioni diversamente, quindi facciamo ad esempio clear screen, torniamo con la tartaruga al nostro posto e a questo punto io invece di fare 5 volte forward 10 posso fare forward e quindi prendo confidenza, scriviamolo tutto maiuscolo, forward 100, premo invio e vedete che mi è andata nella stessa posizione di prima, però con un unico comando. Cancelliamo, torniamo alla home, poi impareremo a farlo tutto. Però questa barra può essere interessante intanto per giocare un po' con questi strumenti, con i vari comandi. Quindi ad esempio forward 10, right 90, poi facciamo ancora un forward, questa volta facciamo 50.
ancora un write 90, facciamo un forward 100, ancora un write 90 e un forward 50. Premiamo invio e abbiamo disegnato, vedete, un rettangolo. Quindi possiamo un po' provare a mettere i comandi partendo proprio da questi quattro comandi base. Già qui potremo vedere, insomma, come funziona LibreOffice. Quindi per partire io vi consiglio di utilizzare questa barra proprio per capire come funzionano i comandi, per lo spostarsi all'interno dello spazio che è il nostro foglio, prima di arrivare a scrivere è bene, insomma, prendere un attimo di confidenza anche per capire questo punto di vista della tartaruga che parleremo nei prossimi video.